famiglia, e dietro quindi la proposizione di ideologia gender, c'è, diciamo, l'obiettivo di rendere precaria l'esistenza dell'individuo. E tutto parte dalla famiglia. Infatti noi facciamo molto molto riferimento a un filosofo che si chiama Diogo Fusaro, che si definisce marxista, però fra degli spunti di riflessione importanti. Lui infatti dice, questo sostanzialmente, che il 68 non rappresenta un momento di emancipazione dal capitalismo, ma del capitalismo. Cioè il capitalismo che fino a quel momento ha utilizzato una certa parte della borghesia per imporsi, adesso diventa ultracapitalismo. Si libera della borghesia, si libera anche dei valori etici, dei valori borghesi, si libera anche degli istituti che si riferiscono comunque ai valori etici, perché vuole un dominio assoluto e vuole ridurre anche l'uomo a forma merce. Quindi è chiaro che l'attacco va fatto alla famiglia, perché lo dicevo poc'anzi, la famiglia secondo sue logiche che sono incompatibili con il capitalismo sfrenato, con la riduzione dell'uomo a forma merce, perché insegna la solidarietà, insegna i legami forti, insegna i legami stabili. Bisogna colpire la famiglia sostituendola o con forme di unione, diciamo, più ristrette, o volendola completamente. Quindi, quali possono essere le prospettive? Bisogna individuare chiaramente qual è il nemico, evidentemente. La battaglia che noi facciamo non è una battaglia di carattere personale, ma di carattere culturale. Noi dobbiamo agire sulle coscienze e fare capire che serve un'alternativa alla società fondata sul consumismo e sul mercatismo, che è incompatibile con principi come la solidarietà, come la visione etica della vita, che ci pongono anche una riflessione e un senso di responsabilità. E bisogna capire che comunque chi oggi vuole introdurre questi cambiamenti lo fa anche operando, diciamo, attraverso diversi strumenti. Ci sono le sentenze creative delle corti che stanno imponendo la special adoption. Lasciate che dica una cosa molto importante: da questo maxi emendamento del governo è stata tolta la special adoption, però non c'è un limite, non c'è un divieto, anzi se ne salva anche la giurisprudenza. Quindi pertanto è possibile che attraverso le forzature fatte dalla magistratura tra qualche tempo ce la troveremo davanti. Anzi, la stessa senatrice Cirinna, se non ricordo male, disse qualche tempo fa che era già pronto un disegno di legge ad hoc proprio per la special adoption. Quindi bisogna stare attenti. Ma oltre alle sentenze si opera anche attraverso altri strumenti: la televisione, la cultura, i libri e la manipolazione del linguaggio, come dicevo poc'anzi, e anche le scuole. Le scuole sono, diciamo, un campo molto importante, perché qual è l'obiettivo? Ve lo faccio capire leggendo i DDL Fedeli. Il DDL Fedeli è un DDL proposto dalla senatrice Fedeli ed è diretto a introdurre nelle scuole l'educazione di genere. Ve lo leggo così: l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione come materia, quindi come materia, evidentemente, agendo anche con l'aggiornamento dei libri di testo e dei materiali didattici, vuol dire intervenire direttamente sulle coscienze innovative per una moderna e civile crescita educativa, culturale e sentimentale dei ragazzi e ragazze, per consentire loro di vivere in uguaglianza per opportunità e piena cittadinanza nella realtà contemporanea. Il DDL prevede che i piani dell'offerta formativa delle scuole, quindi piani dell'offerta formativa delle scuole, adottino misure e contenuti di conoscenza ed educazione per eliminare stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondanti sull'impropria identità costretta. Questo significa distruggere l'identità di un popolo e praticamente distruggere anche l'identità degli individui, lasciandoli alla mercé del mercato, del consumo, no? Atomi individuali di consumo. È molto importante che loro vogliono agire sui bambini, che sono, diciamo, perché è molto più facile piuttosto che agire su persone adulte che magari hanno una certa forma di protezione, e lo fanno attraverso la manipolazione del linguaggio, no? Programmi di educazione all'affettività, il contrasto al bullismo omofobico, posto che comunque già il codice penale ha tutti gli strumenti. Qual è la soluzione? Innanzitutto i genitori devono stare molto attenti a quello che succede nelle scuole. Non è sufficiente più soltanto limitarsi a conoscere i libri di testo, i titoli, non bisogna prendere visione del contenuto, chiedere il consenso informato, eventualmente anche chiedere l'esonero per i figli e far parte dei consigli e degli organi interni delle scuole. Per quanto concerne la famiglia, bisogna attorno un'opera culturale molto importante per far capire che la soluzione che viene offerta dalla società attuale non sono quelle che possono soddisfare, possono risolvere i problemi che ci sono dei problemi, ma devono essere risolti in modo differente, non attraverso un'omologazione di appettimento, non mettendo in discussione l'identità dell'uomo o rendendo precaria la sua esistenza. Grazie.